Ok, ve l'ho detto, un'altra ricettina, ve la prepariamo. E potevo non impastare? Certo che impastiamo. Facciamo degli gnocchi. 4 persone, abbiamo preso 4 patate, un uovo, le abbiamo lessate con tutta la buccia, mi raccomando. Le patate per gli gnocchi vanno lessate con la buccia, o vanno pelate e schiacciate. Schiacciapatate, io preferisco schiacciapatate, perché non sfibra. Quindi un uovo per impastare, un pochino di farina, quella che raccoglie, e poi prepareremo il nostro contorno. Ciao Salvatore. Ok, queste sono a pasta gialla, sono ideali per fare gli gnocchi. Adesso sì. Come ti dicevo prima, avvicina l'inverno. Allora, questi li vedremo impiattati al momento, mantecati e poi impiattati. Però potete sempre farli anche questi gratinati. Sono delle ricette un pochino versatili, ok? Ci metteremo poi la gorgonzola. In questo caso io ho preso della gorgonzola piccante, così darà un pochino più di carattere al piatto. Ecco qui. Quindi impastiamo velocemente i nostri gnocchi, poi mentre l'impasto riposa, prepariamo il condimento. Ecco qui. A posto, e sono già pronti. Ci vuole pochissimo. Poi cambiamo postazione. Prepariamo il nostro condimento. E sono pronti. Ecco fatto. Quindi metteremo lo speck, le noci. Ciao Salvatore, grazie. Ciao Giovanni. Ciao Bill. Io ti saluto da Roma, dal mare. Ecco qua. Mi piacerebbe venire in Texas. Prima o poi ci riuscirò. Verrò anche in America. Il momento, le mie finanze non me lo consentono. Oh, ecco qui. Benissimo. Il nostro impasto è pronto. Lo lasciamo riposare. Ma io purtroppo non sono neanche una casalinga, lavoro. Mannaggia, eccoci qua. Ci spostiamo, eh? Ci spostiamo un momentino che mi lavo le mani. Eccoci qua. Ci siamo, eh? Adesso ci spostiamo di. Torniamo ai fornelli. Intanto l'impasto riposa e noi ci spostiamo di qua. Purtroppo sono sola, non ho nessuno che mi aiuti e quindi devo fare questi spostamenti. Ok. Qua, scusate, eh. C'è stato un qui cro qua. Ho toccato qualcosa che non dovevo. Arriviamo subito, eh? Eccoci, eccoci, eccoci. Oh, benissimo. Mettiamo ai fornelli. Scusate, io non ci vedo. Non so che vuol dire. Bob Sweet. Wonderful. Grazie, sei molto gentile. Ho capito, eh? Qualcosina ho capito.
Ok, procediamo. Pochino di olio. Prendiamo il nostro radicchio, lo abbiamo pulito. Ciao Antares! E adesso lo andremo a tagliare a julienne. Ma prima di ciò dobbiamo fare un soffrittino con lo speck e un pochino di cipolla. Ok? Prendiamo una cotenna e aggiungiamo un po' di speck. Potete prenderlo anche già affettato, eh? Ecco qua, prendiamo un po' di pettine di speck. Benissimo, facciamo bello ricco. Facciamo soffriggere, ecco qui, profumo. Prendiamo la nostra cucchiarella simpatica. Ciao Antares, ti sei sempre molto gentile. Grazie. Ecco qua. Viene un profumo. Poi ci mettiamo un po' di cipolla. Che si sta bene con lo spezzo e la cipolla. È fenomenale. Procediamo con il radicchio, facciamo fino a meno, via il padello, fino a questo resto, anche questo. Anche bene, lo facciamo soffriggere insieme, ecco qua, buonissimo, facciamo cuocere e rotolare insieme e finiamo sempre con un pochino di vino. Appena appena, ecco fatto, vediamo prendiamo, qua abbiamo la nostra gorgonzola. Buona. No, non è agnello, è speck è maiale. Speck è maiale. Però si può fare anche della bresaola, eh? Potete fare questo stesso piatto con della bresaola, tranquillamente. Viene ottimo anche con la bresaola. La bresaola non è maiale, quindi la potete, si può utilizzare al posto dello specchio. Ed è anche molto buona, profumata. La prossima volta faremo anche crema di parmigiano e bresaola e rucola. Faccio vedere che anche lì è molto buona. Quindi non potete tranquillamente sostituire chi non manda lo specchio che è maiale, potete sostituirla
con della bresaola tranquillamente. Ok? Ecco qua, mettiamo. Non metto sale perché lo speck è già bello salato, però diventerebbe troppo salato il piatto. Bene. Ecco qua. Siamo quasi pronti. A questo punto mettiamo la besciamella. Prendiamo la besciamella. Se è troppo densa nel frattempo, quando si raffredda si diventa troppo densa, ci aggiungeremo un pochino di acqua. Dopo andremo ad aggiungere l'acqua della pasta. Ok? Abbiamo acceso il fuoco. Giriamo. Aggiungiamo la nostra gorgonzola, in modo che si scioglie un po', quindi si amalgama con il resto del composto. E poi andremo a fare i nostri gnocchi, l'acqua bolle. Molto velocemente li potremo servire. Come vedete, anche questo è un piatto abbastanza veloce, non ci vuole molto a prepararlo, eh? Dobbiamo mettere anche le noci, ci mettiamo anche un po' di noci. Prendiamo un po' di noci e fate in questo modo, grossolanamente, non dovete di darle, fate a pezzi molto grandi, in modo che quando andate a mangiare i gnocchi vi sentite la consistenza. Ok, perfetto. A questo punto dobbiamo fare gli gnocchi. Abbiamo provveduto con preparare il nostro condimento, ci spostiamo e molto velocemente andiamo a preparare gli gnocchi. Ci vuole pochissimo a prepararli, prepariamo tutto il necessario. Adesso ci spostiamo di nuovo. Cambiamo postazione, eccoci qui, perfetto, siamo di nuovo in postazione di attacco. Eccoci qua, prepariamo gli gnocchi, la cosa più semplice del mondo. Vedete come ci vuole poco. Quanto tempo ci abbiamo messo? Pochissimo. Avete visto? Poi dice, ma quanto chiacchiera Roberta. Ecco, come dicevo, questo è un altro piatto che potete preparare prima e potete gratinare. Li potete servire sia così mantecati e serviti, sia gratinati al forno. Cioè, una volta che l'avete conditi, mantecati, li mettete in una placca da forno e li potete tranquillamente gratinare. Potete prepararli prima, se avete una cena, li preparate prima
li preparate in placca e al momento, pochi minuti prima di servirli, li infornate a 200 gradi. Li fate gratinare, così avete tempo di stare con i vostri ospiti, con la vostra famiglia e mangiate tutti quanti insieme. Ecco fatto. Sono pronti. Avete visto? Abbiamo fatto. Abbiamo fatto anche gli gnocchi. Certo, le patate le dovete cuocere prima. Ah, un'altra cosa. Io ho preparato gli gnocchi. Voi potete farci anche un altro tipo di pasta tranquillamente. Ma gli gnocchi si mettono molto. Però potete fare anche delle fettuccine oppure dei rigatoni. Quello che vi piace, insomma. Ok, eccoci qua. Adesso, senza che vi sposto di nuovo tutto quanto, se no vi faccio venire il mal di testa, tanto ci vuole poco. Abbiamo visto, tanto abbiamo già preparato il tutto. Adesso li possiamo cuocere, tanto li vedete anche da lì. Prendiamo il nostro attrezzino e andiamo a mettere in cottura i nostri gnocchi. Tanto gli gnocchi ci vuole un attimo. Ecco che torna la galla, i gnocchi sono pronti. Ecco qua, proprio due minuti. Ci vuole poco. Ci siamo anche con questo. Avete visto? Abbiamo fatto un'altra ricetta veloce. Usate le spalle, ma facciamo presto, facciamo presto, così non vi sposto di nuovo, no? Il mal di mare assicurato. Ecco qua. I nostri gnocchi sono sicuramente già pronti. Eccoli, stanno venendo a galla. Quindi li mettiamo in padella. Vedete? Li sto scolando, li metto in padella. Ecco fatto. Ok. Li mantecherò brevemente. Ecco fatto. Il condimento è bello abbondante. Ci siamo, ragazzi, ecco fatto, perfetto, un buon profumo. Il condimento è abbondante, ma non fa niente. Ci siamo, i nostri gnocchi sono pronti, adesso li impiattiamo e vi faccio vedere. Ok, prendiamo e li andiamo ad impiattare. I nostri belli gnocchetti, ci mettiamo un po' di formaggio. Possiamo metterci un po' di decorazione. Ebbene, eccoli qua. I nostri gnocchi sono pronti. Vi do una buonasera. E può darsi che vi preparo un'altra ricettina tra poco, Ok? Comunque,
hanno un profumo. Dicono mangiami, mangiami. Grazie dell'ascolto, ci vediamo tra un pochino. Buona serata a tutti.